19 dicembre 2014, benvenuti qui al Circolo Stella Azzurra per la sfida tra Atleti a Roma e Siva Capitolini. Con il destro, il tiro e la rete, il vantaggio del Siva Capitolini. Scoppia la tribuna qui sotto di noi, piena di tifosi, dei ragazzi in maglia verde, ha segnato Marco Martino. Atleti a Roma che perde ancora palla, ancora un tiro dalla gran distanza che sibila vicino al palo. Chiedono il fallo di mano, non c'è per l'arbitro, ancora un tiro che abbatte la traversa di Lisa. Damiano De Amicis che non ha subito tiri verso lo specchio della propria porta. Qui ancora una volta una palla verso Vicini che carica il destro, para Pellegrini. Martino che sbaglia, siamo già dall'altra parte con Bertecchi che se la porta sul destro, il tiro, e De Amicis allarga in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Atleti, ha battuto dentro. Ancora Bertecchi che fa sponda, rovesciata, magnifica, prende il palo, incredibile. Ricordiamo, l'Atletia è ancora a quota 0 punti, va proprio Ranzani, il tiro, abbatte la traversa ma la sfera resta in campo. Che ha aiutato molto i suoi compagni, qui sbaglia però, svirgola il pallone, attenzione perché Vicini tripla proprio lui, tira e spara la palla fuori. Ancora una palla dentro, incredibile, De Amicis ci deve mettere le mani. Nuovamente sfera per Vicini che la stoppa, ci sarebbe Fasio, Vicini va da solo! E la mette a giro nell'angolino dove non può nulla Pellegrini. Forse l'ha chiusa con questa rete il Siva. 2-0. C'era anche Vicini lì sul pallone. Adesso Fazio col destro. Mette la palla sotto la traversa. Si prende anche l'ammonizione probabilmente per qualche frase di troppo. È il 3-0 per il Siva. Eccolo Sarto, un po' distratto anche dai suoi amici, fuori dal campo, e qua parata ancora di Pellegrini. Si riparte De Gennaro qui sulla destra, una finta, entra in aria De Gennaro, il passaggio dentro e il gol forse più facile della carriera di Marco Martino, che a porta spalancata deve solo appoggiare in rete mentre arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il Siva Capitolini batte l'Atleti a Roma per 4-0. Nel primo tempo abbiamo cercato sicuramente di almeno provare a pareggiare per cercare di iniziare un secondo tempo non in salita. Purtroppo abbiamo avuto quell'infortunio del nostro attaccante, un po' contati in panchina, e purtroppo poi loro hanno fatto la differenza. Si vede, con una buona squadra, ci hanno pressato abbastanza bene, noi abbiamo fatto il possibile, poi gli ultimi 10 minuti purtroppo siamo un po' calati anche fisicamente. È una vittoria importante per dare seguito a quanto di buono abbiamo fatto la settimana scorsa. Ottimo inizio di partita dove mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, poi c'è stato qualche calo di tensione di troppo nell'arco della partita, lì è stato bravo anche il nostro portiere a salvarci in un paio di occasioni, ne abbiamo sbagliate tante anche noi, però il calcio è anche così, poi quando non chiudi le partite subito rischi che ti si vanno a compromettere. Mi è piaciuta la reazione a metà del secondo tempo, il risultato comunque è un ottimo risultato, e era una partita che temevo e sono contento della vittoria.